A te che sei la mia Roma, a te che non sarai mai sola, perché non hai lasciato mai me. Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gatorade Giallorosso 94 e benvenuti dopo tantissimo tempo con una nuova puntata di Storie di Giallorossi. Ho quindi approfittato di questo stop per le nazionali per riportarvi questa rubrica che avevo interrotto già da diverso tempo. Vi dico fin da subito che questo sarà un video sperimentale. Perché dico questo? Perché ho deciso di cambiare l'editing e il tipo di giocatori che vi andrò a raccontare. Se finora, anche per motivi di capacità, non ero riuscito a mettere il mio volto e le immagini di fianco a me, queste puntate saranno editate proprio in questo modo, con alcune immagini del giocatore, con immagini dei suoi gol eccetera eccetera al fianco mio mentre vi racconto. Però potrò anche cambiare nel tempo la posizione, magari potrò cambiare direttamente la location per renderla specifica proprio per questa rubrica. Lo vedremo con il tempo. Ovviamente seguirò tutti i vostri consigli che mi direte sotto questo video. La seconda cosa è che se finora in questa rubrica avevo parlato di giocatori che giocavano nella Roma in quel momento, ho deciso di tornare nel passato, e cioè di fare una sorta di Roma Marcord ma incentrato specificatamente sui giocatori della Roma. Ed infatti questa puntata, come avete visto dal titolo, è incentrata su Cristian Panucci, uno dei terzini italiani più forti degli ultimi 20-25 anni, che io adoravo tantissimo ma con un carattere abbastanza controverso, che lo ha un po' condizionato nell'arco della sua carriera. Non perché fosse uno antiprofessionale che magari arrivava tardi agli allenamenti, si ubriacava eccetera eccetera, però in campo aveva un carattere molto forte che talvolta lo ha fatto litigare con dirigenti, allenatori, compagni eccetera eccetera. Direi però che possiamo iniziare subito e partiamo con l'inizio della sua carriera. Cristian Panucci, nato nel 1973, inizia la sua carriera nelle giovanili della squadra Veloce. Non erano veloci, proprio la squadra si chiama Veloce. E nel 1990 viene acquistato dal Genoa, che prima lo inserisce in primavera e poi dopo solo un anno lo mette in prima squadra per cominciarlo a farlo maturare e fargli calcare i primi campi della Serie A. Il giocatore rimane per 2 anni al Genoa collezionando 31 presenze e 2 gol e facendo venire su di sé le attenzioni di molti club italiani. Il 18 giugno 1993, infatti, il giocatore viene acquistato dal Milan di Arrigo Sacchi, che spende per lui ben 9,5 miliardi di lire, più il cartellino di Lorenzini. Il giocatore, forte della sua esperienza in rossoblù, diventa fin da subito un titolarissimo del Milan, con il quale, nei suoi 4 anni di militanza con la squadra rossonera, vincerà praticamente tutto. Vincerà infatti 2 scudetti, una Champions League, una Supercoppa italiana e una Supercoppa europea. Ma nel 1997, proprio per quel carattere grintoso di cui vi parlavo all'inizio, il giocatore va via dal Milan per dei, diciamo, scontri e discussioni con l'allenatore Arrigo Sacchi. Nel gennaio 1997 infatti il giocatore approda al Real Madrid e diventa ufficialmente il primo italiano ad aver mai indossato la maglia dei Galacticos. Il giocatore vince fin da subito uno scudetto, cioè una Liga e una Champions League, guidato dal suo allenatore Fabio Capello, e questa esperienza estera aiuta il giocatore a maturare definitivamente per diventare un giocatore non più prospetto ma definitivamente consacrato nel calcio che conta. Il 1 luglio 1999 il giocatore va a vestire la maglia dell'Inter per 19 miliardi di lire. Il giocatore però nella sua unica stagione in nerazzurro non riuscirà a ripetere le belle cose che si erano viste in terra spagnola e negli anni precedenti con il Milan. Infatti dopo solo un anno il giocatore viene mandato in prestito al Chelsea, ma il Chelsea però il giocatore gioca veramente poco, e questa si può considerare l'esperienza più disastrosa dell'intera carriera di Panucci. Infatti dopo soli 6 mesi il giocatore viene rimandato ulteriormente in prestito con diritto di riscatto al Monaco in terra francese, girandosi in pochi anni 4 dei maggiori campionati mondiali. A fine stagione, nonostante il riscatto del Monaco per 13 miliardi di lire, il giocatore viene ceduto definitivamente in Italia, e quindi dopo Milan Inter il giocatore ritorna in patria, più precisamente appunto alla Roma. E qua parliamo specificatamente della sua esperienza in giallorosso. Il giocatore, nonostante la concorrenza di giocatori agguerriti come Candela, Cafu e diciamo di un reparto difensivo praticamente completo, gioca tantissime partite, diventando con appunto il già citato Candelà uno dei giocatori ad aver giocato di più in quel periodo con la maglia giallorossa. Un risultato veramente incredibile e che si può considerare il ritorno definitivo del giocatore ad alti livelli nella nostra Serie A. Il giocatore infatti viene subito riscattato alla fine stagione e diventa un punto saldo della Roma di Capello prima e di Spalletti poi. Sarà però con l'allenatore vincitore dello scudetto che il giocatore giocherà i suoi migliori anni, perché segnerà tanti gol con la sua maturità
maturità, riesce a gestire bene tutta la difesa, dando ordine, comunque facendosi sempre sentire, perché comunque nella difesa soprattutto è importante che i giocatori siano grintosi e determinati e si facciano sentire all'interno del reparto. Riesce a segnare tanti gol e pensate addirittura che è diventato, grazie anche a questa esperienza con la Roma, uno dei difensori più prolifici della storia del nostro campionato, con ben 34 gol segnati in carriera. Un risultato niente male, considerando che giocava sempre nel reparto arretrato. Il giocatore non è bravo solo a spingere sulla fascia, ma anche a fornire tanti cross, ed è bravo anche negli inserimenti, come testimoniano alcuni gol che vi sto facendo vedere in questo momento. Nella stagione 2007-2008 però il giocatore comincia a trovare meno spazio, sia per colpa dell'età che lo ha un po' leggermente, dico proprio leggermente, diminuito nelle sue caratteristiche, sia anche per l'arrivo del terzino brasiliano Cicinho dal Real Madrid, il giocatore che poi sappiamo tutti com'è andato, però in quel momento era considerato un titolare ed era stato preso appunto per fare il titolare. Nonostante questo, Panucci riesce a giocare tanto anche con la concomitanza del terzino brasiliano e a segnare gol importanti, come per esempio al Genoa all'ultimo secondo, con la Samp nella vittoria per 3-0 alla terz'ultima giornata. Insomma, il giocatore con il suo carisma e con la sua grinta riesce nonostante tutto a diventare un punto importante della Roma di Spalletti. L'anno dopo però successe qualcosa che ruppe definitivamente il rapporto tra il giocatore e la dirigenza. Dopo un girone d'andata fantastico nella quale il giocatore era riuscito a segnare più di 6 gol tra campionato e Champions League, succede qualcosa a Napoli-Roma. Il giocatore, non appena seppe della decisione di Spalletti di andare in panchina per far giocare un altro titolare, decise di andarsene in tribuna, rompendo definitivamente il rapporto con il suo allenatore. Infatti dopo quella partita arrivò una multa importante e il giocatore venne messo fuori rosa, salvo poi essere riaggregato nelle ultime giornate, nelle quali segnerà addirittura un gol importante per la qualificazione in Coppa UEFA, nella vittoria interna per 4-3 contro il Catania, il gol che vi sto facendo vedere in questo momento e che è ufficialmente il suo ultimo gol con la maglia giallorossa, dopo un'esperienza durata ben 9 stagioni consecutive. A fine stagione il giocatore conclude il suo contratto con la Roma e si accasa al Parma, giocando però soltanto un anno e mezzo. Infatti il giocatore riesce a segnare comunque un gol, però verso febbraio decide di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere quindi complessivamente la sua carriera, una delle carriere più importanti di uno dei maggiori giocatori italiani nell'ultimo periodo. Parlando velocemente dell'esperienza in nazionale di questo giocatore, possiamo dire che nel complesso è stata positiva, perché il giocatore ha partecipato a 2 mondiali e 3 europei, esordendo nel 1994 e, salvo quella parentesi con Lippi allenatore, che non lo ha mai considerato come terzino titolare della sua Italia, ha sempre giocato nelle ultime esperienze italiane, salvo ovviamente quando ha deciso di ritirarsi dal calcio professionistico. Un giocatore per la quale io stravedevo tantissimo, molto grintoso, molto determinato e molto bravo, perché non era solo grintoso ma ci sapeva mettere anche la bravura, e che considero tuttora uno dei migliori terzini che la Roma ha avuto negli ultimi 20, ma direi anche 30 anni. Un giocatore importantissimo che ha fatto il massimo, secondo me, per la nostra maglia. Bene ragazzi, questo era quindi il racconto della carriera di Cristian Panucci fin dagli inizi fino alla fine avvenuta nel 2010. Spero che vi sia piaciuto questo racconto e spero che vi sia piaciuta l'impostazione che ho deciso di dare a questa rubrica. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questo video, di quale giocatore volete che io parli nella prossima puntata, se devo modificare la lunghezza, di cosa parlare, eccetera eccetera. Tutto quello che volete, tutto quello che volete dirmi per migliorare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, cliccate anche su quella campanella a fianco per non perdervi le notifiche dei miei prossimi video, che purtroppo, visto l'attuale andazzo YouTube, l'unico modo per poterli vedere tutti è appunto cliccare la campanella. Un saluto e sempre forza Roma! Ciao ragazzi!